9 novembre 1877 nasce Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Deputato al Parlamento a partire dal 1909, si ritira dalla vita politica durante gli anni del fascismo. Eletto all'Assemblea Costituente, diventa capo provvisorio dello Stato il 28 giugno 1946 e dal 1 gennaio 1948 primo presidente della Repubblica Italiana. Giudice della Corte Costituzionale, De Nicola ne diventa presidente il 23 gennaio 1956, dimettendosi dalla carica il 26 marzo 1957. Muore il 1 ottobre 1959.